Negli Stati Uniti, quando si parla di sparatorie di massa, non importa chi sia presidente o quale sia il suo partito. Ogni volta le parole che vengono usate sono sempre le stesse. I pledge that we would stand ready to help local law enforcement and the local community in any way we can. And we could prevent anything like this from happening again. These tragedies must end, and to end them we must change. We can and will stop this evil contagion. This is an American issue. It will save lives. We have to act. We should also ban assault weapons in the process. Le parole, insomma, non sono mai cambiate, nonostante negli ultimi anni le sparatorie di massa siano addirittura aumentate. Il problema delle sparatorie di massa è ovviamente legato al ben più ampio problema della diffusione delle armi, che ogni giorno uccidono 120 cittadini statunitensi, con una media di oltre 40.000 vittime ogni anno. Tutto questo in un paese dove i civili detengono il maggior numero di armi al mondo. Ma perché sono così ossessionati dalle armi? Perché negli Stati Uniti le armi sono ancora dappertutto? Ciao, sono Silvia Boccardi. La cultura delle armi nasce ancora prima della nascita degli Stati Uniti stessi e inizia con la formazione delle prime colonie. Il culto nasce e viene alimentato in particolare da due aspetti. Da una parte, nelle prime colonie americane le armi assumono un ruolo centrale nella caccia, prima come mezzo di sostentamento e poi come sport e tradizione per alcune comunità rurali, dove sparare e avere un'arma era un rito di passaggio per l'età adulta. Se vi è mai capitato di vedere un negozio di caccia negli Stati Uniti, capirete che questa tradizione è sentita ancora oggi. Dall'altra parte, nelle colonie le armi diventano mezzo di autodifesa per proteggersi da eserciti stranieri e dai nativi americani, in un contesto dove la sopravvivenza dipendeva quasi completamente dalla capacità di tutti di usare un'arma. Prima della rivoluzione americana, quindi prima dell'indipendenza, non c'era infatti né il budget necessario né il desiderio da parte delle colonie di mantenere un esercito regolare, ma solamente delle milizie per lo più private e formate da comuni cittadini. L'esercito degli Stati Uniti nasce infatti solo nel 1775, ancora prima della dichiarazione di indipendenza, proprio per unire le milizie preesistenti e coordinarle in vista della guerra contro il Regno Unito. Insomma, si può dire che, a differenza ad esempio dei paesi europei, negli Stati Uniti il monopolio dell'uso della forza è stato affidato prima di tutto ai singoli cittadini e poi solo successivamente, dopo oltre un secolo dalla nascita delle prime colonie, è stato preso in carica dallo Stato. Ecco, anche in questo caso la tradizione arriva fino ai giorni nostri, dato che ancora oggi l'autodifesa è la ragione principale per cui gli americani acquistano armi da fuoco. E il diritto di possedere armi viene ancora sostenuto appellandosi al secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che esplicita che, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto. Tenetele a mente, perché dopo torneremo ad analizzare queste parole. Negli Stati Uniti la cultura delle armi si può vedere un po' ovunque ed è una cultura che loro stessi hanno diffuso nel mondo. Se vi dico cowboy penserete subito al revolver, se invece dico gangster probabilmente al mitragliatore Thompson e ancora se dico FBI probabilmente penserete alla beretta. Ovviamente queste associazioni mentali nascono dai film e dalle serie TV americane, ma se vogliamo stare sulla realtà più attuale, i tipi di arma che più di tutti rappresentano il culto e il problema delle armi negli Stati Uniti sono questi, gli AR-15. Parliamo principalmente di versioni depotenziate, ma non per questo meno letali, dell'M16, un fucile d'assalto molto usato dall'esercito statunitense, soprattutto durante la guerra del Vietnam. Gli AR-15 sono quindi armi molto letali e di sicuro non pensate per la caccia o per la semplice autodifesa di un privato cittadino. Eppure, secondo la National Shooting Sports Federation, circa 5 milioni di americani sono in possesso di un fucile AR-15. Ecco, la storia della AR-15 è emblematica per capire sia il ruolo culturale che hanno le armi per gli statunitensi, sia quanto sia difficile regolarne il mercato. Nel 1994 il Congresso statunitense vieta la vendita dei fucili d'assalto a livello federale, con l'obiettivo di limitare la circolazione di queste armi. I produttori di armi a questo punto cosa fanno? Si inventano una versione depotenziata del fucile d'assalto, fatta apposta per aggirare la nuova legge. Risultato? Nuovo picco di vendite, aumento della produzione e AR-15 diffusi ovunque. Forse non è un'associazione mentale che facciamo anche noi, ma se negli Stati Uniti dici sparatoria di massa, si pensa subito agli AR-15, dato che questo tipo di arma è stata usata per mettere in atto alcuni dei più letali massacri della storia recente del paese. Nonostante questo, è ancora perfettamente legale.
Le sparatorie di massa sono eventi drammatici e purtroppo frequenti, che hanno molta risonanza sia nei media sia negli ambienti politici. Ma sono solo una parte del problema, dato che nel 2021 ci sono state ben 48.830 morti legate proprio all'uso di arma da fuoco. La diffusione così capillare delle armi contribuisce soprattutto ai suicidi, che da anni rappresentano la maggior parte delle morti per arma da fuoco negli Stati Uniti, ben più degli omicidi. E il numero di suicidi rimane più alto anche se guardiamo il tasso di morti per arma da fuoco ogni 100.000 abitanti. Insomma, quando parliamo di armi negli Stati Uniti ci sono eventi che hanno meno risonanza mediatica, ma che sono comunque importanti per capire il problema, che spesso viene ridotto dalla politica e dalle lobby di produttori con una retorica semplice ma pericolosa, che recita: "The only thing that's gonna stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun." Se vogliamo meno morti legate alle armi, basta mettere più armi in circolazione. Questa retorica si basa sull'assunto piuttosto banale secondo cui se ci sono più persone armate nelle scuole, nei luoghi pubblici e nelle case, meno persone penseranno a sparare, preoccupate dal fatto che chiunque potrebbe rispondere al fuoco. Per anni la National Rifle Association, la più importante organizzazione a sostegno delle armi, ha sostenuto l'idea per cui un cattivo ragazzo armato può essere fermato solo da un bravo ragazzo armato. Tuttavia questa retorica è contraddetta da alcuni studi. Ad esempio, la Texas State University ha analizzato 520 attacchi attivi, cioè attacchi in cui una o più persone hanno ucciso o tentato di uccidere più persone non imparentate in uno spazio pubblico, tra il 2000 e il 2022, e ha notato che solo nel 15% dei casi civili sono riusciti a sventare l'attacco. Allo stesso modo, la polizia è riuscita a bloccare gli assalitori solo nel 31% dei casi. E questo perché nella maggior parte dei casi l'attacco era già terminato al momento dell'arrivo della polizia o perché l'aggressore si è arreso o si è suicidato. Uno studio del 2021 della Hamline University e della Metropolitan State University ha invece rilevato che in 133 sparatorie di massa nelle scuole tra il 1980 e il 2019 il tasso di morti è stato 2,8 volte maggiore nei casi in cui era presente una guardia armata nella scuola, sottolineando che la presenza di una guardia armata può essere addirittura un incentivo e non un deterrente per le sparatorie, dato che aumenta l'aggressività degli aggressori. La retorica del cattivo ragazzo armato si lega spesso a quella che collega direttamente la violenza generata dalle armi con i problemi di salute mentale. Nel senso che quando si parla di sparatorie si pone spesso l'accento sul fatto che l'aggressore avesse problemi di salute mentale, soprattutto nel caso delle sparatorie di massa, facendo passare il concetto che le patologie di salute mentale siano la vera e unica causa scatenante della violenza legata alle armi in tutto il paese. Tuttavia, una ricerca della Duke University ha stimato che anche se curassimo tutti i disturbi schizofrenici, bipolari e depressivi, la criminalità violenta negli Stati Uniti diminuirebbe solo del 4%. Il problema è che molti dei falsi miti messi in circolazione dalle potenti e influenti lobby delle armi vengono supportate dalle massime istituzioni statunitensi, che fanno leva su un argomento che ormai è entrato anche nel nostro immaginario, il famoso Secondo Emendamento. Il Secondo Emendamento ci dice che, essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto. Da quello che leggiamo, lo scopo del Secondo Emendamento è quello di preservare una milizia ben regolamentata, non di consentire agli individui di usare le proprie armi per autodifesa personale in ordine sparso. Per anni la Corte Suprema ha interpretato il Secondo Emendamento proprio tenendo fede al senso letterale del testo, ma nel 2008 ha completamente abbandonato questo approccio. Nel caso District of Columbia v. Heller ha riconosciuto per la prima volta che il Secondo Emendamento che protegge il diritto individuale di possedere un'arma da fuoco valesse di più del divieto del Distretto di Columbia di tenere scarichi e smontati fucili semiautomatici. L'allora giudice della Corte Suprema Antonin Scalia disse in merito al caso che il diritto intrinseco dell'autodifesa è centrale nel Secondo Emendamento. Ma da un punto di vista dell'interpretazione testuale non sembra essere proprio così. E questo ha spianato la strada nel 2021 a un'altra decisione della Corte Suprema, che ha reso ancora più difficile per i legislatori federali e statali combattere la proliferazione delle armi a uso personale, ribadendo che il Secondo Emendamento protegge il diritto di un individuo di portare un'arma per legittima difesa fuori casa. Ed è proprio sulla base di questa decisione che più di una dozzina di leggi statali e federali sul controllo delle armi sono state invalidate in tutto o in parte. Tanto che negli ultimi anni molti stati hanno cercato di espandere il possesso di armi e ad oggi 27 di questi hanno approvato leggi che consentono ai residenti di portare armi da fuoco senza permesso e consentono al personale scolastico e agli insegnanti di portare armi da fuoco nelle scuole o nei campus.
A livello culturale, quindi, la difesa personale è diventata di gran lunga la ragione più importante per il possesso di armi negli Stati Uniti, molto più che per la caccia o il possesso di armi come oggetti di antiquariato, hobby o per lavoro. Ma com'è possibile che istituzioni così importanti siano finite a liberalizzare ancora di più l'uso delle armi quando circa 6 statunitensi su 10 sono favorevoli a leggi più severe sulle armi da fuoco? Ci sono due ragioni principali. La prima è economica, cioè la spinta dei produttori di armi e delle organizzazioni per i diritti delle armi come la National Rifle Association, in un settore che genera 240 miliardi di dollari l'anno di fatturato. La seconda ragione, invece, riguarda i voti. Anche se la maggioranza degli americani è a favore di maggiori restrizioni al controllo delle armi, una minoranza repubblicana si oppone inequivocabilmente ed è disposta a fare pressione sui legislatori con molto più entusiasmo di quanto lo faccia chi vorrebbe restrizioni. È uno di quei casi, non così rari nelle nostre democrazie, in cui una minoranza molto ricca e molto determinata esercita più influenza di una maggioranza senza molte risorse e motivazione. Sembrano due ragioni semplici, ma hanno fermato qualsiasi cambiamento delle leggi sulle armi in America da decenni. La legge bipartisan Safer Communities Act, approvata nel giugno 2022 e molto contestata dalle lobby delle armi, è comunque limitata. Incentiva gli stati ad approvare leggi sui controlli per gli acquirenti di armi sotto i 21 anni e impedisce ad alcune persone con condanne per violenza domestica di acquistare armi. Ciò non significa che negli Stati Uniti ovunque ti giri c'è qualcuno che ha un'arma. Anzi, le armi sono concentrate in una piccola minoranza di famiglie. Secondo uno studio del 2015 di Harvard e della Northeastern University, il 3% dei cittadini statunitensi possiede la metà delle armi di tutti gli Stati Uniti. Vengono chiamati super proprietari e possiedono in media 17 armi ciascuno. Si tratta quindi di una categoria decisamente minoritaria, ma molto rumorosa, che viene ampiamente rappresentata dalla lobby delle armi, quindi dalla National Rifle Association, e anche dal Partito Repubblicano. E questo perché negli Stati Uniti possedere un'arma è anche un manifesto politico, di appartenenza al Partito Repubblicano. Tanto che gli elettori repubblicani sono quelli meno preoccupati dalle armi, e sono anche quelli che detengono più armi. Una tendenza che negli anni è stata alimentata dagli esponenti repubblicani, tra cui anche Donald Trump, che ha di recente promesso proprio alla National Rifle Association che se verrà eletto alle presidenziali di novembre, nessuno metterà più in discussione il possesso di armi da fuoco e ha promesso di annullare tutte le restrizioni sulle armi approvate dall'amministrazione di Joe Biden. Se da una parte Trump si è impegnato a smantellare anche il debole Safer Communities Act in cambio dell'appoggio della National Rifle Association, dall'altra, nei 4 anni di mandato, Joe Biden ha a stento ampliato i controlli per gli acquirenti di armi e non è riuscito neanche a vietare le armi d'assalto. In tutti i paesi del mondo ci sono tensioni, conflitti e lacune sanitarie nel trattare le patologie mentali. Ma non in tutti i paesi del mondo ci sono 400 milioni di pistole, delle quali solo 7 milioni sono nelle mani di polizia ed esercito, mentre gli altri 393 milioni sono in mano di civili. Al di là di chi vincerà le elezioni di novembre, quella che dovrebbe essere una battaglia prioritaria si rivelerà probabilmente solo uno spauracchio da agitare in campagna elettorale.